Grazie mille, grazie a tutte e a tutti che ascolterò con estremo piacere e ringrazio anch'io la Fondazione Iotti e la Fondazione Gramsci per l'organizzazione di questo convegno e anche per avermi affidato questo tema che è certamente un po' di inquadramento molto ampio e che ho cercato di interpretare, individuando alcune parole chiave che segnano la vita politica di Nilde Iotti, sperando di dare un contributo poi al dibattito che verrà. Faccio un piccolo inciso che penso troverà solidali gli altri ricercatori e ricercatrici del tavolo, dicendo che ovviamente sono molti mesi che a nessuno di noi è consentito, per difficoltà di spostamento e per chiusura di archivi e biblioteche, di fare quella ricerca approfondita che un incontro del genere avrebbe meritato per portare ancora ulteriori spunti. Però sappiamo anche, pur essendo un momento di estrema gravità e di particolare tristezza per il nostro paese, se o qualcosa ci hanno insegnato la protagonista delle nostre relazioni e gli altri protagonisti comprimari, è che nei momenti più difficili non si può certo rinunciare alla cultura. Quindi, allora, stavo dicendo, io cer ho cercato di individuare nella cultura politica di Nilde Iotti alcune parole chiave e, che possano tenere dentro tutta la sua intensa vita politica ricchissima, una vita politica, tra l'altro, che come molti hanno testimoniato, fu di studio continuo fino agli ultimi giorni della sua vita sui banchi del Parlamento e quindi anche di evoluzione. Ma che non di meno mostra alcune costanti che proviamo a mettere in luce. In primo luogo, non c'è bisogno di dirlo, la politica delle donne in un percorso di emancipazione inteso tradizionalmente come volano insieme cartina di tornasole del progresso della società. Questa è una lettura che risale al socialismo di metà Ottocento e che per alcuni versi è ancora oggi valida. Poi le classi lavoratrici al centro, e qui spesso, in particolare negli anni 60 e 70, si trova la compresenza nei medesimi articoli, nei medesimi comizi, di questi due elementi di analisi, le donne e le classi lavoratrici, perché le donne sono lavoratrici o aspirano ad esserlo, e perché all'interno della classe lavoratrice le donne rappresentano la parte più debole per condizioni sociali e culturali e per le norme discriminatorie che sussistono nel mondo del lavoro. Questo nonostante la Costituzione contenesse una promessa di parità che, lo sappiamo, dovette attendere molti anni prima che una legge la interpretasse nel 1977, mentre ancora aspettiamo che le discriminazioni sostanziali che rimangano vengano affrontate. Altri elementi che vedremo tornare sono il riformismo, ovviamente non nel senso storico-politico del termine, ma nell'alveo del comunismo italiano e dell'Italia repubblicana, l'approccio unitario, l'Europa, la pace. Il tutto accompagnato da una subito rivendicata, fin da giovanissima, autonomia di giudizio, garantita anche da una solida cultura sempre implementata. Come rispettare quel monito familiare che gli diceva studia, perché loro sanno, intendendo in questo le classi abbienti, insomma quelli che detenevano le leve del potere. Torno però un attimo sull'impostazione di classe e del momento della scelta di aderire al Partito Comunista, perché a questo sono legate anche le altre parole che proverò a introdurre. In alcune interviste, anche quella molto famosa rilasciata a Oriana Fallaci, Nilde Iotti motiva questa scelta nel passaggio tra Resistenza e Repubblica dicendo: i morti che vedevo uccisi per essersi opposti al fascismo erano comunisti. Non erano tutti comuni, la Rintuzza, la Fallaci, lo so, ma io ho visto quelli. Nelle campagne dove ero sfollata non c'era giustizia e libertà, c'erano i comunisti. Questo non fu una scelta dettata dal caso, tutt'altro. Accenno brevemente, visto che la biografia non è stata ancora introdotta, al fatto che Nilde Iotti sapeva bene dell'esistenza anche delle reti clandestine cattoliche, un mondo, quello cattolico, che lei conosceva per averne fatto parte, fu cattolica. Il padre e la madre, che pure avevano fatto una scelta di laicità inusuale per il tempo, quella di unirsi civilmente, quindi non sposarsi in chiesa negli anni del regime, avevano invece però
come molti altri, individuato nelle scuole cattoliche una scappatoia al conformismo della scuola fascista, riassumendo meglio i preti che coi fascisti, diceva il padre. Da ragazza Iotti partecipò ai gruppi dell'Azione Cattolica e ne intercettò poi, come abbiamo detto, le trame clandestine. Racconta di aver perso la fede negli anni in cui era studente all'Università Cattolica di Milano e quasi contemporaneamente avviene l'avvicinamento ai gruppi di difesa della donna. Quindi è un mondo che lei conosce, non sceglie di aderire al comunismo perché è quello che si trova davanti. Stesso discorso per l'antifascismo socialista, per la tradizione riformista reggiana. C'è un episodio che racconta bene come il padre non la tenesse all'oscuro delle sue idee, dei suoi trascorsi. Il padre era un ferroviere, socialista riformista, un sindacalista, che viene licenziato proprio per la sua attività sindacale. E c'è un episodio appunto in cui lui l'accompagna in ferrovia, i binari, e le mostra il luogo dove ha nascosto le tessere del sindacato, la sua e quella dei suoi compagni, e le dice che se non avrebbe potuto farlo lui, sarebbe toccato a lei recuperarle. Poi lui morì, lei ancora adolescente, lasciando la moglie e le figlie in grande difficoltà economica, e per inciso Nilde non riuscì a recuperare quelle tessere. Comunque, per tradizione familiare e cittadina, direi, Nilde Iotti aveva ben presente la storia e il peso del socialismo riformista. La decisione di rivolgersi a un altro orizzonte politico fu quindi consapevole. Fu certo, come per molti altri e come lei stessa disse, anche un'opzione generazionale. Ciò che era stato prima non aveva saputo fermare l'ascesa del fascismo, ma fu anche e soprattutto una scelta di classe, a partire da quelle campagne dove era sfollata, a partire dalle condizioni economiche delle donne che la circondavano, dagli scioperi delle operaie e degli operai di Reggio Emilia. La classe si pose e rimase in lei come categoria politica e di analisi privilegiata. Immediatamente vicino il tema unitario, l'unità della classe lavoratrice è soprattutto nei primi decenni repubblicani uno dei temi maggiormente affrontati da Nilde Iotti nei comizi e negli articoli. È però una categoria che applica nei diversi momenti della sua vita politica con differenti declinazioni e su temi diversi. L'unità delle masse lavoratrici, l'unità del movimento delle donne, l'unità del partito, l'unità del paese nei momenti più difficili attorno alle istituzioni democratiche e alla Costituzione, la cui scrittura era stata di fatto una comune esperienza politica, un incontro di menti e di ambienti e di idee diverse sul terreno della politica che molto le aveva lasciato. Così come anche l'esperienza dei gruppi di difesa della donna, che a una generazione insegnò una prassi di confronto, di azione comune e di dialogo. Dialogo di massa, si legge in alcuni articoli, leggo da un contributo del 74, un contributo all'analisi delle forze politiche in campo, delle associazioni di massa, delle componenti sociali e insieme dell'orientamento della popolazione femminile. L'analisi di una realtà complessa e differenziata già da ora ispira l'articolazione delle numerose iniziative in atto, tese a instaurare un dialogo di massa con le donne di diversa ispirazione. L'unità, dunque, doveva essere intesa non come valore in sé, non come conservazione, ma come difesa di un processo condiviso e partecipato di creazione del consenso attorno ai temi e attorno alle istituzioni democratiche. L'unità delle masse lavoratrici e anche delle donne voleva dire per lei essenzialmente in quel momento confronto e dialettica con i cattolici della Democrazia Cristiana, l'altro grande mondo in grado di mobilitare e interpretare le esigenze e le aspirazioni degli strati sociali popolari. Se però sui temi più legati al lavoro ci furono convergenze, lente e complicate, abbiamo parlato prima della legge di parità del 1977, firma di Tina Anselmi, prima ministra del lavoro, fu sul divorzio e sul diritto di famiglia che la prassi di collaborazione si interruppe. Nel 74 Iotti, durante un comizio a Verona, accusò la Democrazia Cristiana di aver forzato sul referendum contro il divorzio in modo insensato, disse lei, rifiutando ogni mediazione che era venuta da parte laica per introdurre correttivi, possibili correttivi da concordare, in particolare su norme a tutela dei figli e della parentela
del coniuge più debole. In più, lei stessa ricorda la severità di quella legge sul divorzio che era stata fatta nel 70 e quanto il Partito Comunista e lei stessa avessero insistito su quella severità che prevedeva 5 anni per poter accedere all'istituto del divorzio, come nessun'altra legge al mondo in quel momento prescriveva. Quindi questa severità che lei stessa aveva sposato derivava dalla necessità di rendere evidente il fatto che la legge sul divorzio non era in quel momento un attentato alla centralità della famiglia, ma un modo per rafforzarla, per trasformare la famiglia da un contratto giuridico a quello che già nei fatti era, si stava delineando come una solidarietà umana tra persone. Evitare il referendum in quel momento per lei voleva dire salvaguardare il valore del processo di costruzione condiviso della legge e evitare di dividere le masse, inoltre in un momento storico di gravi crisi per il paese e per i lavoratori. Cito le sue parole. Noi comunisti rivendichiamo a nostro merito e a viso aperto di aver fatto tutto il possibile per evitare il referendum. Nostra preoccupazione è costante. È stata sempre la creazione di un largo processo unitario tra le masse dei lavoratori, non solo sui problemi economici e sociali, ma anche su quelli ideali. Solo in questo modo, ce lo insegna la storia recente passata, è possibile far andare avanti tutto il paese e con esso la causa dei lavoratori. È lecito noi pensare che chi si muove sul terreno della divisione delle masse popolari o è irresponsabile o è animato da negativi principi dell'integralismo cattolico. Lei stessa continua dicendo che in realtà Aldo Moro e con lui la parte sinistra della Democrazia Cristiana avrebbero voluto evitare il referendum, ma continua dicendo che alla fine sono tutti rimasti prigionieri della logica clericale. La DC, infatti, dice lei, è sempre stata incapace di dare una risposta autonoma a temi che in qualche misura investono i problemi della coscienza religiosa, peraltro di grande rilevanza politica in un paese come il nostro. Non vuole assumersene la responsabilità, è il suo grande limite politico e in questa occasione è emerso in modo impressionante. Quindi il tema dell'unità da lei sempre perseguita non la porta a evitare lo scontro nel momento in cui il processo unitario viene in qualche modo interrotto. Passo a un'altra parola, quella del riformismo, perché su questa ci sono ovviamente delle esperienze, l'esperienza riformatrice di Nildeotti è molto evidente in alcuni momenti della sua vita, nella seconda fase della sua vita, quando rappresentò le più alte cariche dello Stato e come presidente della Camera prima, poi nella sede delle bicamerali, portò avanti importanti passi per la riforma delle istituzioni. Riuscì a portare in porto una riforma della Camera che lei interpretò in maniera innovativa, riconobbe in particolar modo che il Parlamento, la Camera, aveva una doppia faccia, una esterna che è più comunicativa, rivolta alla società, e una invece di funzionamento interno che richiedeva rinnovamento nei modi e nei tempi soprattutto. Riformismo, approccio riformista fu anche tutta la lunga serie di battaglie per le donne, e sono le più note. Abbiamo già citato il divorzio, il diritto di famiglia. Sicuramente insistette moltissimo fin dalla Costituente per un assetto del diritto di famiglia rinnovato, che arrivò soltanto nel 75. Però, insomma, fu per lei un'urgenza, un'ansia costante quella di fare in modo che le istituzioni in particolare fossero al passo coi tempi, fossero in grado di dare risposte alla società per non perdere il contatto e il dialogo con questa. E sono sue parole, dice, le assemblee parlamentari non possono diventare un fortilizio, ma devono continuare a essere, anzi sempre più essere, assemblee aperte al nostro popolo, alla grande forza di democrazia e di unità che lo anima. Quindi il Parlamento, lei dice, non può essere superato dai tempi, deve essere non solo al passo coi tempi, ma in grado di guidare in questa logica di dialettica e di scambio.
È la stessa politica, però, che prende l'approccio, per lei l'approccio riformista, lo stesso partito che si forgia stando nella società, interpretando le tensioni, il cambiamento e trasformandosi con essa. In un comizio del marzo del 1968, Nilde Iotti insiste su questa visione che lei ha del suo partito e che lo rende diverso dagli altri. La nostra diversità deriva certo dall'estrazione classista, dice, ma anche dalle lotte che abbiamo sostenuto durante gli anni di esistenza del nostro partito. Ancora una decina di anni dopo insiste che le lotte fatte negli anni sui temi delle libertà individuali e sociali, in particolare sui diritti delle donne, hanno plasmato il partito. Rispondendo a una domanda dal pubblico durante una manifestazione a Salerno nel giugno del 76, a una donna che la incalza sul tema della libertà anche di insegnamento, preoccupata che in un'ipotesi di partito comunista al governo il marxismo potesse diventare unica chiave interpretativa della società, Nilde Iotti risponde: la nuova strada è garantita dalla storia del nostro partito. L'idea della libertà si identifica con il PC. Dal 1944 ad oggi noi eravamo i primi a batterci in difesa di tutte le libertà e voi pensate davvero che si conduca per tanti anni una battaglia di questo genere senza che essa di non diventi sangue del nostro sangue? Quindi è lo stesso processo, le lotte che costruiscono il partito. Passo brevemente per chiudere all'orizzonte europeo, perché si cita spesso l'europeismo di Nilde Iotti e anche questo ovviamente ha, come tanti punti che abbiamo toccato, un'origine, una stretta origine nel periodo della Resistenza e in quello immediatamente successivo dei blocchi. Al rischio della guerra che ritorna, al rischio del nucleare. Quindi europeo per lei, come per alcuni altri, ma non molti altri, del Partito Comunista Italiano, diventa un orizzonte obbligato e sperato. L'orizzonte per lei è anche quello delle socialdemocrazie europee, delle riforme in grado di condurre a un assetto socialista. E nel corso di una campagna elettorale nel 72, ad esempio, dice: quello che abbiamo fatto contro le resistenze, contro le ambiguità, contro le profonde incertezze dei governi dell'ultima legislatura, ci permette di chiedere ancora alle donne e ai lavoratori di darci consenso per portare avanti al meglio e ancora più incisivamente una prospettiva che si identifica con l'aspirazione di tutto un popolo allo sviluppo democratico. Un'aspirazione che sempre più afferma principi e orientamenti che vanno nella direzione del socialismo. Ovviamente meno chiarito è quale sarebbe stato il socialismo di arrivo di questo processo, ma il processo democratico e socialdemocratico europeo è per lei un punto di riferimento. Per questo si ritaglia e vuole ritagliarsi un ruolo di primo piano in Europa. Fu deputata europea dal 69 al 79 al Parlamento europeo, presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa. E se all'inizio ci fu ovviamente opposizione all'interno del Partito Comunista sul processo di integrazione europea, questa resistenza passò in breve, anzi si auspicava veloce il processo di integrazione europea, però restava da chiarire il tema della collocazione internazionale dell'Europa. Più deciso fu anche in lei inizialmente il richiamo a una voce comune europea sui temi del colonialismo e della pace. Molti articoli ci sono su questo. E fu lei a portare tutto il gruppo comunista sulla campagna per l'elezione diretta del Parlamento europeo da parte dei cittadini, perché anche questo, anche l'elezione, il creare il rapporto diretto tra cittadinanza e aula europea in questo punto avrebbe potuto garantire quello scambio, quel confronto, l'instaurarsi di quel processo democratico, unica garanzia
capacità di costruzione di una buona politica e di risposte efficienti e giuste per la popolazione. Mi fermo qua.